Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vorrei girare un book haul che praticamente riassume tutti i libri acquistati, ricevuti in regalo o scambiati da praticamente, diciamo, durante l'estate, nel senso dall'ultima volta che sono stata in Italia alla fine di giugno fino a diciamo la fine di agosto. Non so quanti video di questo genere farò sul mio canale, sicuramente non credo li farò a cadenza regolare, perché il ritmo con cui acquisto, ricevo o scambio nuovi libri è abbastanza discontinuo. Quindi ho pensato intanto di fare un riepilogo e poi improvviseremo e vedremo come va. Comincio subito perché ho una pila di libri abbastanza consistente qui di fianco. Non mi soffermerò sulle trame, non mi soffermerò su dettagli di nessuno di questi libri, perché l'idea è che li rivedrete nei prossimi video in wrap up del mese oppure recensioni singole. Quindi cominciamo subito. Il primo libro di cui vi parlo è anche quello che sto leggendo in questo momento. Questo libro si intitola I Call Myself a Feminist ed è una raccolta di 25 saggi scritti da donne sotto i 30 anni che abbiano un qualche tipo di attinenza con il femminismo. Quindi ci sono saggi scritti da attiviste, scrittrici, filmmaker, donne che a diverso titolo sono coinvolte nell'attivismo femminista. Questo libro l'ho ricevuto in un book swap, era un book swap a tema libri scritti da autrici femminili o con personaggi femminili forti, e la ragazza con cui l'ho scambiato mi ha incitata a riscambiarlo a mia volta una volta finita la lettura, perché proprio le era stato regalato con lo scopo di passare questo libro di donna in donna. Avevo detto che non mi sarei dilungata sui libri, quindi andiamo avanti. Lo sto leggendo adesso perché mi piacerebbe riscambiarlo a fine mese. Il secondo libro, e qui mai mi sarei immaginata una cosa del genere, è Anger is an Energy, ovvero l'autobiografia di Johnny Rotten, il cantante dei Sex Pistols. Appunto, vai a pensare che nella vita leggerai un giorno l'autobiografia di Johnny Rotten. Questo libro l'ho trovato per strada, qui è abbastanza comune trovare degli scatoloni o trovare sui davanzali delle finestre libri o altri piccoli oggetti in regalo, e questo l'ho trovato proprio qualche mese fa vicino al mio ufficio, appunto in regalo, quindi l'ho preso perché, come ho già detto una volta, il mondo musicale mi affascina ed è una delle mie passioni. E prima o poi, insomma, gli darò una possibilità. Mi sembrava una lettura carina e diversa dal solito, e poi chissà cosa ha da raccontare quell'uomo. Due acquisti fatti in una libreria inglese qui a Berlino, entrambi credo nel mese di luglio, ultime settimane del mese di luglio. Sono due libri che sono curiosissima di leggere e sicuramente finiranno, credo, nelle letture di ottobre-novembre. Il primo, che avrete visto in tutte le salse veramente, è Eleanor Oliphant is Completely Fine. Questo, veramente curiosissima di leggerlo, lo penso inizierò a brevissimo. L'altro è Autumn di Ali Smith. Vi prego, guardate questa copertina, è meravigliosa. Cioè questa, non lo so, già solo questa mi fa sentire in una modalità autunnale di felicità. Beh, l'autunno è la mia stagione preferita. Ali Smith mi è stata consigliata da un amico che dice secondo lui mi piacerà molto. Ho visto questo libro e non potevo lasciarlo lì. Credo sarà una lettura sicuramente di ottobre. Due libri comprati al negozio Oxfam che c'era vicino al mio vecchio ufficio, il quale ha una piccolissima sezione di libri inglesi, ma io ci trovo sempre, io non sono riuscita mai una volta ad andarmene senza un libro. Vendono tutti i libri a 2-3 euro e si trovano sempre delle piccole chicche qui e là. Io ho trovato, l'ultima volta che sono stata, A Short History of Nearly Everything di Bill Bryson. Questo libro sono veramente, allora, sono intimidita e incuriosita allo stesso tempo. Intimidita perché è veramente super denso di argomenti e anche abbastanza consistente, perché stiamo parlando di quante pagine? Ah no, ci sono una quantità di note incredibili. Le pagine comunque sono 575. Però
Mi sono fatta un'idea già di quello che possa essere e credo sarà un viaggio abbastanza divertente, quindi sono molto curiosa di leggere anche questo. L'altro libro, trovato lì così e non volevo lasciarlo, è Going Out di Scarlett Thomas. Io ho già letto un paio di libri della Thomas, però si parla veramente di tantissimi anni fa e non l'ho mai letta in lingua originale, quindi ma, mi sono detta, diamogli una possibilità e vabbè, io dico che non mi faccio influenzare dalle copertine, però questo è uno dei casi in cui la copertina ha avuto un piccolo ruolo nell'acquisto. Passiamo ora a tutti i libri che ho recuperato in Italia quando sono stata a fine giugno. Cominciamo da un libro che è stato un regalo. Almeno io credo sia stato un regalo di mio fratello, il quale mi aveva prestato Different Seasons in inglese qualche tempo fa, e io l'avevo tenuto a casa da qualche parte, ma non ero ancora riuscita a leggerlo. Giustamente gliel'ho restituito perché anche avere libri lì così per tempi indefiniti non è carino. Ma quando siamo stati in Italia insieme a giugno, mio fratello ha rinvenuto la sua copia originale in italiano di Different Seasons, quindi stagioni diverse, e me l'ha gentilmente regalata in modo da potermi prendere il mio tempo per leggerla. Io ricordo da piccola di aver letto Stand By Me da questa raccolta, ai tempi in cui avevo visto Stand By Me il film. Però mi riprometto di leggere tutto, anche perché mi pare ci siano 3 su 4 di questi racconti che sono poi stati trasposti in film, incluso Stand By Me. Quindi sono curiosa di leggere anche gli altri. Poi c'è un caffè nella città dove vivono i miei, dove c'è un bellissimo angolo di book crossing e io addirittura a volte mi porto da qui i libri che ho già letto per scambiarli lì, oppure cerco a casa dei miei se ho lasciato indietro qualche libro da scambiare, perché veramente si trova sempre di tutto. L'ultima volta appunto che ci sono stata ho trovato Pulvis et Umbra di Antonio Manzini, che è, credo, correggetemi se sbaglio, l'ultimo libro uscito della saga di Rocco Schiavone. Io sono ancora un po' indietro, mi manca 77-2007 e poi credo ci sia questo, forse ce n'è ancora un altro in mezzo. Sempre nello stesso caffè ho trovato questo libro che mi è sembrato un colpo di fortuna incredibile, che è Manhattan Beach di Jennifer Egan. O Egan. Io sono curiosissima di leggere Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, che mi è stato super consigliato dalla mia amica Daria e che vedrete prestissimo in un altro video, non dico altro, vedete nominato in un altro video. Comunque, avevo letto un po' la trama di questo libro, anche qui una storia di empowerment di una giovane donna sullo sfondo degli anni prima della Seconda Guerra Mondiale a New York, e mi ha catturata. Quando l'ho visto lì non ci potevo credere, quindi l'ho preso con immenso piacere e insomma, nelle prossime cioè io dico sempre nei prossimi mesi li voglio leggere, ma i libri qui si moltiplicano da soli e non so mai quando riesco a trovare il tempo per leggerli. Ultimi 3 libri, siamo arrivati alla fine. Comprato alla Feltrinelli durante un giretto così di perlustrazione, Tu più di chiunque altro di Miranda July. Io ho avuto una fase di amore folle per questa donna, credo circa 10 anni fa, un po' di più, quando era uscito il suo Me and You and Everyone We Know. Quando ho visto questo libro così piccolino e così facile da portarsi via, e poi vabbè, parliamo della copertina, non ne parliamo, l'ho preso senza neanche pensarci e non vedo l'ora di leggerlo. Non dirò più sono curiosa, perché sono curiosa di tutti questi libri, ovviamente. Sempre in quella sessione ho acquistato Beautiful Music di Michael Zadurian. Questo libro, me lo ero rigirato tra le mani, per infiniti minuti nel mio viaggio precedente in Italia, qualche settimana prima del viaggio in cui ho comprato questo. E me lo rigiravo tra le mani, lo volevo comprare. Poi tra una cosa e l'altra, quel giorno io ero in giro, non avevo voglia di portarmi dietro cose in più, l'avevo lasciato. Siamo andati alla Feltrinelli e trovo mio marito che si gira tra le mani di nuovo questo e quindi ho detto, vabbè, basta, deve essere nostro perché lo volevamo tutti e due. Poi vabbè, che ve lo dico a fare, tema musicale, visto e preso. Tra l'altro,
Mio marito aveva già letto Second Hand dello stesso autore che abbiamo portato qui e che credo recupererò a breve perché forse mi piacerebbe leggere prima quello e poi dedicarmi a questo. Comunque lo rivedrete prestissimo, credo. Ultimo libro di cui vi parlo è un regalo di nuovo di mio fratello ed è Please Kill Me, la storia del punk raccontata dai protagonisti. Questo libro per me è legato ad un ricordo molto bello di un viaggio fatto da sola con mio fratello in treno per andare in Olanda, in cui lui si stava ammazzando dalle risate leggendo questo libro. Mi diceva c'erano degli aneddoti veramente divertentissimi, cose fuori da, insomma, dalla nostra comprensione umana. E lui lo stava leggendo in inglese, però l'abbiamo rivisto in libreria insieme in Italia e me l'ha regalato, e grazie di nuovo, e anche questo lo rivedrete a breve. Quindi grazie per essere rimasti fin qui, per avermi vista blaterare di libri ancora una volta. Rivedrete appunto tutti questi libri presto o tardi sul canale. Intanto io vi saluto, se vi va ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!